Buongiorno signore, benvenuti alla puntata 21 di Voyager. Abbiamo deciso di fare questa puntata perché abbiamo ricevuto varie segnalazioni di persone che in una determinata città morivano dopo aver parlato al telefono. Il problema è che questo telefono era tutto lo stesso modello, la stessa marca. E quindi dopo varie segnalazioni, soprattutto di un proprietario di un negozio, abbiamo deciso di venire qua. Questa è la persona che ci ha fatto la segnalazione. Perché ha deciso di farlo? Perché davanti al mio negozio morivano sempre queste persone che parlavano sempre lo stesso telefonino e quindi ho deciso di fare questa segnalazione per scoprire il mistero. Questi parlavano al telefono e poi morivano. Sì. Allora quindi questa persona veniva al telefono. Cioè, oddio. Oddio, che cosa c'era? Che cosa? Un telefono. Pronto? Oh. Oddio. Oddio, è scomparso. Non c'è. Cioè, ha risposto a un telefono che è comparso là, magicamente. Poi è morto ed è scomparso. Wow! Scomparso tutto ad un Scomparuto. Tratto. Cioè, oddio, che sta succedendo qui? Oddio, che cosa? Oddio, il telefono! No! Oddio! No. Ma che... Cioè, scomparso pure lui. Che cazzo? È un'epidemia di sparutute. Va bene. Il telefono sta ancora a terra, non te ne sei accorto. Camera nel nuovo. Cioè, oddio, no. Vai, vai. Guarda che c'è scritto. No, no, aspetta. No. È scomparso pure adesso. Mio Dio. Ci sta trollando. Oddio. E abbiamo parlato con la compagnia e ha smentito tutto. Cioè dice che il telefono è normale, che non c'è nessun guasto. Oddio, là c'è una persona col telefono. Oddio, no. No. Oddio. 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 No. Oddiavolo. Oddiavolo. Oddio. Oddiavolo. Oddio, è morto. Oddio, sta morendo. Questa non ha gli spasmi questo. Questa è la storia di un lurido budrino che stava giocando a Voyager con i suoi cari amici. Si stese perché il copione diceva che lui doveva morire e una macchina arrivò e fece una grandissima figura di merda. Povero budrino. È l'unico che si è ripreso, lui non è morto. Dici, che cosa vedevi quando avevi sotto effetto il telefono? Vedevo tutto rosso. E vedevo anche Barbara D'Urso. No, Barbara D'Urso no. Che mi parlava. No. Continua a colpire. Oddio, oddio, è morto. Scomparso pure lui. Ok, ufficiale. Stanno trollando. Stanno scomparendo tutti. Oddio, è scomparso pure lui, cioè. Oddio, nulla. Oddio, sono due colpi morti. C'è il telefono. C'è un indirizzo qua sul telefono, guarda. C'è un indirizzo. Aspetta. Oddio, c'è due corpi morti. Oddio, sono scomparsi pure loro. Scompaiono tutti. Con la nostra troupe sono andata a quell'indirizzo che era apparso sul telefono. Cioè, se era apparso l'indirizzo, il presunto hacker informatico, cioè, l'ha fatto apposta per farcelo vedere. Siete che ci dobbiamo andare. Quindi adesso sto andando a quell'indirizzo. Ok, questa è la casa che era segnata a quell'indirizzo. Adesso vediamo se c'è qualche indizio per scoprire chi è che domina quei telefoni. Dai, andiamo. Sono il figlio dell'altro informale. Le persone che vanno al telefono non vengono uccise. Come? Ma vengono portate in un laboratorio per creare un software della vita reale per dominare il mondo. Ok, il telefono è lì. Penso che se lo distruggiamo, cioè non lo dobbiamo distruggere, dobbiamo trovare, cioè se lo distruggiamo moriranno tutte le persone che sono state catturate, perché adesso sappiamo che sono ancora vive. Quindi dobbiamo trovare un modo di liberare le persone senza distruggere. Oddio. 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 No, maglietto! Maglietto!
Questo è schifo! Ho rotto il telefono. Mi sa che tutte le persone sono morte. Ho fatto una cosa sbagliata, però ero sotto effetto della lieta. Non è colpa mia, vero? No, uccidetelo. Dopo forse è stato pestato. Ho avuto un'idea per rimanere il telefono. Lo lasciamo nel riso? Lo lasciamo nel riso. Ma scusa, quando lo lasci nel riso non serve per asciugarlo? No, lo lasciamo nel riso sotto il camino per una notte, in modo che i cinesi vengono attirati dal riso e lo riparano. Ah, è vero, addosso di tricheco, vero? Ah. Ho lasciato il telefono nel riso, lo lasceremo una notte, in modo che attiri i cinesi, e poi domani mattina lo prenderemo aggiustato, così vedremo se riusciamo a salvare le persone. Giusto. Andiamo a vedere come si è messo il telefono, eh? Cioè che io faccio un bello spuntino con quattro tracche. Un cinese! Cinese! Ehi, a posto! Pronto? Allora, dove siamo? Benvenuto. Dove? Dentro al telefono. Come dentro al telefono? Già capite, ci ho messo dentro il telefono. Ma non è possibile! Sì, quello sarà per creare una mente malvagia. Oh mio Dio! È orribile, dobbiamo uscire! Non c'è modo. Come non c'è modo? Ci sarà sicuramente un modo! Dobbiamo uscire, liberiamoci, usciamo! Non possiamo, è più forte di me. Sì. Dai, dobbiamo uscire. Vai! Quello cos'è? Si vede se vuoi. Ma che? Chi sei? Sono il figlio dell'aria di informatico. Oh mio Dio, che ci fai qui? Sono qui per farmi stare zitti, dal telefono si sente tutto. E io starei facendo cose personali a casa mia. È orribile. Siete qui per creare una mente alveare, per dominare il mondo. Adesso metterò del gas soporifero, ve lo metterò per tutti. No, è scomparso. No. Ah, è finito l'effetto del gas. Aspetta, ma... Se c'è l'hacker informatico che comanda questo posto, basterà scrivere cose obbrobbiose sul motore di ricerca di Google di questa videocamera e lui impazzirà per cercarci. Ok. Allora, vediamo. Windows Vista è il miglior programma mai creato. Word è molto meglio di OpenOffice. Linux è pieno di bug. Non serve a niente. Internet Explorer è il miglior sistema operativo mai creato in tutto l'universo. Ma certo! Le schede grafiche possono supportare qualunque gioco, anche Battlefield 4 Ultra! Basta! Soprattutto la GTX 1070. Basta! Allora, finalmente siamo usciti. Ehi, ma tu che ci fai qui? Chi sei? Io qua mi sono ritrovato. Wow, interessante. Adesso, dai, adesso dobbiamo trovare il signor Voyager. Che ci fai lì? Cazzo! Che c'è? Mi sei la mattina? Vai Cameron, dobbiamo trovare l'hacker. Non ci sei più. Ma mi ha catturato il telefono. E vabbè, ma adesso è coglione. Vabbè dai, adesso ti ho perdonato. Però adesso dobbiamo trovare l'hacker. Quindi ci dobbiamo mettere sotto con le indagini. Sono passati 2 mesi, ma abbiamo trovato proprio l'hacker informatico. Cioè, possiamo dire anche che le attività del telefono assassino dell'hacker informatico si sono fermate. Però io avrei voluto prenderlo. Peccato che non sia riuscito a prenderlo. Vabbè, dai. Vabbè, e così finisce questa la puntata 21 di... No, te lo devo dire. Cosa? Hai presente quando ti ho detto che non avevamo idee per Voyager? L'hacker informatico ero io. Non ero il figlio dell'hacker informatico. Non ero il figlio dell'hacker informatico. Era tutto... Non sei mai stato un pericolo di vita. Era Vito! Non sei stato mai ripetuto! È stato tutto! Me l'ha è stato tutto una cosa ordita da me per fare una punta dei Voyager che non avevo più idea. Io non sono. Hai presente quando sei nel telefono che sono apparso? Non ti è sembrato che ero io? Sì, però penso. È stato tutto un piano ordito da me. Picchiami, Samuel. Ok! Ah! 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 Ah!
Signori, ed è così che finisce la 21ª puntata di Voyager. Adesso facciamo una cosa che mi piace tanto. Vai, ponti. Scene tagliate, scene tagliate, scene tagliate. Storia di un coglione. Alla ricerca della pallina perduta nella campagna. Primo episodio. Ok, possiamo osservare un meraviglioso coglione alla ricerca del soggetto sessuale. Come potete notare, lo sta cercando disperatamente. Zitto te. Ammiratelo mentre si piega in mezzo alle sale. Ed è la trova! Guardate la sua espressione di infinita contentezza. Come ce l'hai? Com'è che non mi fa vedere i video? Ma che scoglione? Che scoglione? Coglione. Sta registrando. Oh, dove tornare? Ciao. Dove tornare? Ecco! Vai. Oddio, è scomparso, cioè. Ah! Oddio! Non via! Oddio, è scomparso pure questo corpo, cioè. Ah! Oddio, non. Metterò le casse scusa, ma. No! Cameraman sereno! Cameraman sereno! Vai, vai, fai quella cosa sulla sbarra! Guardate l'allenamento atletico del cavolo! Metta! Così è successo!